Subito aggressivo Federer, subito grande numero nei pressi della rete. E il Baryshnikov per l'eleganza dei suoi movimenti. Da parte di Federer. Non c'è bisogno della volée, lascia scorrere il passante, 30-0. Doppio con Nadal, in singolare si impose su Querry 6-4-6-2 e poi proprio su Kyrgios. A 15 tiene il servizio il tennista elvetico. Torna in campo. Era molto lontano Kyrgios, tutto il tempo per piazzare il primo passante Federer, poi chiudere con il lungolinea. Anche se però è stato onesto nell'ammettere che non aveva assolutamente sentito nulla di quello che era successo. Indubbiamente, però se n'è accorto poi dopo, chiaramente l'hanno fatto notare. Sì. Più che altro non tanto, perché se anche se ne fosse accorto, credo che sarebbe. Che angolo! Dove è rimbalzata questa prima. Però riesce a sfruttare molto bene tutti gli angoli da destra. Chiede il palco, ma era buonissimo. Chiude con il rovescio lungolinea. Rovescio lungolinea che sta funzionando alla grande in questo inizio di match. 4-1 per il numero 2 al mondo. Buona! Mamma mia! Dove l'ha messa? Ah, è proprio una certa reverenza. Un clima un po' religioso, definiamolo, esatto. Così, tennisticamente religioso. 30-0, tutto concentrato, poi interroga. Rimane in campo il dritto, splendido, turno di servizio da parte di Federer che conserva l'unico break, quello conquistato nel quarto gioco, 5-2, primo set. Arriva molto bene Federer e poi si ritrova tutto spostato verso sinistra Kyrgios. Nei pressi della rete Kyrgios, come abbiamo visto dal numero. Mamma mia che risposta questa. Fotografato Kyrgios, 15-30. Alletta in anticipo, ha tagliato il campo accorciando anche il momento di preparazione, l'ha colpita davanti facendole ritornare tutta la velocità. Gli è bastato tenere ferma la testa a racchetta, guarda. Penso che nei momenti importanti, rischiando comunque così tanto, spesso commette qualche doppio fallo di troppo. Che bellezza. L'accelerazione vincente a uscire, 30-15. Cosa ha fatto? Da sotto la rete, sto volley vincente di rovescio. E approva anche Rod. Gli è piaciuta abbastanza questa volea, eh? A tre quarti, sì, e Kyrgios è stato bravissimo a tenere lento e basso questo passante di rovescio. E c'è all'ultimo, poi ha bloccato magnificamente col polso la palla. Magnifico, primo set vinto da Roger Federer, regalandoci autentiche perle. 6-3 in 32 minuti. Tanto, ma cercando di ottenere il più possibile dalla prima palla di servizio, Federer ha sempre portato Kyrgios in una zona di campo scomoda quando accorcia o taglia con il rovescio basso per portarlo in avanti, come ha fatto anche in questa occasione. Che punto ancora una volta, cambio in lungolinea con lo slice e poi l'accelerazione tempo. Con il dritto lungolinea è quella dei miei volè che non è così semplice. Tu dici tutto lì, quella è la chiave. E là, ricamino dopo il dritto lungolinea, 0-30. Sbilanciare. Mamma mia, questa telecamera poi favolosa. Ci fa vedere ancora meglio di quanto è passata sopra la rete. Game decente giocato da Federer, altro vincente 0-40. Un passo all'indietro e lui lascia fermo quella direzione fantastica. Mamma mia, prendiamo questo game, lo conserviamo in una teca perché è stato perfetto dall'inizio alla fine, è un game davvero perfetto. Da ricordare, non è male che poi ad applaudirti ci sia uno dei tuoi più grandi rivali della storia. Una tale varietà che davvero, beh sì, comunque quella
diciamo che sta funzionando talmente bene lo slice e poi la variazione al centro. Game a 0, 2 a 0. Tanto il match point per l'Europa. Gran risposta, 30-15. Altro tocchettino vincente, altro ricamo da parte di Federer, che riesce a rendere semplici colpi che per altri umani sono molto complicati. E come ha disegnato il campo ancora Federer, gran punto vinto dall'elvetico, palla break, palla per chiudere questo match. Beh, entrambi però sembrava un buon servizio quello di Kyrgios, occhio e croce, invece è arrivata una risposta. Rispostina bloccata da parte di Federer, arriva il doppio break, arriva un altro numero da parte dell'elvetico. C'è stato spettacolo anche con John McEnroe in panchina, 6-3, 4-1 servizio, tutto per il Team Europe. E il tempo di reazione era stato brevissimo, quindi di sicuro non è stato influenzato da quella chiamata. Veleggia verso il successo Federer, ace numero 6. Molto più concentrato su questo dritto, palla per il 5-1. E niente, vuole giocare anche questo game. Ha giocato un lob in risposta per poi accelerare con la sbracciata. Il secondo match point è quello buono. Roger Federer si rifà dopo la sconfitta in doppio della nottata di ieri con Novak Djokovic. Come a New York batte nettamente Nick Kyrgios in appena un'ora e 5 minuti. E regala al Team Europe altri 2 punti, 7-1 per la squadra di Bjorn Borg dopo il secondo singolare di giornata, 6-3-6-2 a Nick Kyrgios. Il boato dello United Center per Roger Federer, che dunque vince il terzo singolare in questa manifestazione dopo le 2 vittorie dello scorso anno.